finalmente sulla casa al mare e sono in ferie. Oggi preparerò per pranzo un'insalata di riso, semplice, semplice, come piace a me, non 2000 ingredienti tutti insieme. La facciamo davvero base base perché ci mettiamo tonno, carciofini e cipolline borrettate grigliate. Vediamo insieme la lista degli ingredienti per due persone. 160 g di riso per insalate di riso, quello che non scuoce mai. 90 g di tonno sott'olio sgocciolato. Quanto basta, questo chiaramente va a gusto, di carciofini a spicchi sott'olio, ma mi raccomando, se li trovate grigliati sono buonissimi. Cipolline borrettane, anche queste grigliate sott'olio, olio extravergine di oliva e sale. Questa è una ricetta perfetta sia per chi è al mare e anche per chi magari è meno fortunato in questo momento, ancora lavora e si porta il pranzo in ufficio, perché il tempo di cottura è questo, necessario appunto per lessare il riso in acqua salata naturalmente. Trascorsi di solito occorrono semplicemente 14-15 minuti. Trascorso il tempo di cottura andiamo a scolare il riso. Scegliete uno scolapasta con le maglie strette in modo che non vi vadano via i chicchetti di riso e raffreddatelo un attimo sotto il getto dell'acqua fredda del rubinetto. A casa mia l'insalata di riso davvero è sempre semplice, semplice perché ci piace con pochissimi ingredienti e quindi cerco sempre di fare attenzione magari ad usare dei prodotti di buona qualità. Questo tonno, per esempio, è un tonno ottimo a filetti di quello che si acquista chiaramente nei barattoli di vetro, è un pochino migliore di molti altri, così anche come questi carciofini a spicchio che sono grigliati e sott'olio e le cipolle borretane, anche queste sono sott'olio e grigliate, queste sono la passione di mio marito e quindi ne metto sempre qualcuna in più. Queste vanno tagliate a metà perché di solito si trovano, ecco, vedete, grigliata, si vede che è scura da quella parte perché ha preso lì la griglia e sono ottime, leggermente acidule, appena appena, ma davvero molto molto gustose. Ecco qua la mia insalata di riso preferita, questa è semplice, semplice e super super gustosa. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, arrivederci alla prossima!